Allora ricominciamo chiedendo ai colleghi che hanno coordinato i quattro tavoli di fare una breve sintesi, un quarto d'ora, 15 minuti, in modo tale che poi Alessandro Balducci, che non vedo, che arriverà, Fabrizio Barca poi introducano l'ultima fase di dibattito col ministro. Inizi tu, dai. Buonasera, ho il compito impossibile di restituire in un quarto d'ora la ricchezza delle rappresentazioni che sono state offerte alla discussione, su cui abbiamo potuto riflettere nella prima sessione della conferenza sul tema delle periferie in Italia, processi, geografie e risposta delle politiche. Alla difficoltà del compito si aggiunge il fatto che devo restituire questa ricchezza non potendo proiettare delle mappe, e quindi ce la metterò tutta. Sono stati assunti quelli che posso sintetizzare come tre angoli visuali. Il primo angolo visuale è quello delle politiche di coesione, con Paola Casavola del Dipartimento per le politiche di coesione. Un altro angolo visuale è quello di una osservazione delle diseguaglianze in tre diversi tipi di situazioni territoriali. Due situazioni territoriali sulle quali siamo maggiormente abituate come persone che si occupano di pianificazione territoriale, ma anche di politiche pubbliche e di politica e di governo nell'amministrazione pubblica, sono le periferie dei territori metropolitani, oggetto di consolidate attenzioni, ma anche di insoddisfacenti definizioni e politiche. Questa parte è stata affidata al lavoro di Coppola, Pasqui, Petrillo, Laini. Una seconda prospettiva è quella che guarda alle aree interne. Le aree interne oggetto di recente di una politica nazionale che per molti di noi è un esempio, perché è una politica che coniuga da un lato diritti di cittadinanza, politiche di sviluppo, e dall'altro lato la prospettiva nazionale con degli affondi molto locali. E una terza prospettiva, assolutamente non consueta, ma che comprende una parte ampia, più del 50% del territorio nazionale, sia in termini di superficie sia in termini demografici, che è quella che è stata definita dal gruppo di lavoro Curci, Lanzani, De Leo, l'Italia di mezzo. Quella Italia che sta tra queste due prospettive e che è assai poco indagata. Naturalmente occorre, è stato necessario articolare questa grande Italia di mezzo in tre tipologie insediative: quella delle città medie, l'Italia delle 100 città, non devo ricordarlo a noi, diversi tipi di frange metropolitane e il periurbano e il continuum urbano-rurale di pianura e collina. Questo quadro, già sufficientemente articolato, si articola ulteriormente, pone difficoltà di metodo, di indagine, legate alle carenze di dati anche, se
alle dimensioni economico-sociali insediative sulle quali siamo più abituati a lavorare, anche in una prospettiva multidimensionale, multiattributo, si aggiunge la dimensione delle diverse forme di giustizia ambientale, quindi una geografia che si complessifica. Tratti comuni emersi, che io ho colto nello sviluppo della sessione e poi del dibattito. Innanzitutto, e lo voglio sottolineare, l'utilità di costruire geografie, ce l'ha detto in modo molto chiaro Paola Casavola, da una prospettiva importante, perché parliamo di politiche di coesione, politiche e, per comprendere processi, tendenze, si usano poco le rappresentazioni, si usano indicatori spesso pesanti, spesso inutili, spesso percepiti da chi li deve popolare, come si suol dire, come esclusivamente come un aggravio burocratico e non già come un modo per capire meglio, intanto nella fase in cui le promesse si definiscono, ma anche per capire meglio gli esiti delle politiche, gli impatti, gli effetti perversi che ogni tipo di intervento in situazioni complesse comporta. Queste mappature sono importanti per comprendere, ma vengono colte in modo non ingenuo. Tutti consapevoli, anche chi opera nella pubblica amministrazione, che le geografie della fragilità possono essere diverse a seconda delle prospettive che si assumono e che c'è sempre una dimensione progettuale, ovviamente, nella analisi. Alcuni passi sono stati fatti, ma sono passi ancora molto, molto piccoli. E ancora una volta dobbiamo citare la strategia nazionale per le aree interne e qualche indicazione nell'intervento di coesione 2014-2020 nelle città metropolitane. I dati disponibili sono largamente inadeguati. Inadeguati per base diciamo informativa, e questo problema è particolarmente rilevante quando dobbiamo incrociare dati di tipo socio-economico più classici con dati ambientali. Qua il problema diventa davvero spinoso i punti di vista diventano a questo punto terribilmente, drammaticamente condizionati dalla disponibilità di dati confrontabili e disponibili per l'intero territorio nazionale. Altro tratto comune, ho parlato di queste tre situazioni, ma c'è poco da fare. Il Mezzogiorno e il divario tra il nord e il sud del paese emerge prepotentemente, quale che sia la prospettiva assunta. Che si guardino le aree metropolitane, che si guardi l'Italia di mezzo, che si guardino un po' meno, forse sotto questo profilo, le aree interne. E questo è ulteriore strato pesante che deve incidere sulle politiche. Le principali questioni di analisi emerse: una nuova centralità delle dinamiche di agglomerazione metropolitana che
radicalizzano divari sociali, economici, politici. Divari che riguardano le aree metropolitane al proprio interno, con polarizzazioni sempre più vistose, non è il tempo di ricordare gli indicatori, e fra le diverse aree metropolitane. E qui c'è da andare anche un po' oltre l'area metropolitana e guardare a quei territori post-metropolitani, Milano-Bologna, come ci ha fatto capire Gabriele Pasqui, che rimarcano ancora una volta un'accentuazione delle distanze, dei divari, delle fratture rispetto ad altre parti del paese. Sono tendenze naturali, questa è una mia parentesi, o più probabilmente politiche. Esito di politiche, l'ossessione competitiva naturalmente avvantaggia chi ha maggiori chance per poter competere rispetto al resto del mondo, e questo è un nodo molto, molto serio. L'Italia di mezzo, che presenta un quadro estremamente variegato e si colloca spesso al mezzo, è davvero un'Italia di mezzo, ma con degli aspetti che meritano di essere ulteriormente indagati, che riguardano le condizioni ambientali critiche e il cattivo stato e le cattive condizioni per mala crescita, per malo sviluppo recente, per cattivo sviluppo recente dell'assetto territoriale, insediativo, infrastrutturale. Sono i luoghi dell'automobile, dove prevale l'automobile, quindi se guardiamo agli indicatori tipici PM10, PM2,5, polveri sottili, lì abbiamo gli stessi dati delle aree metropolitane, e di più, qui abbiamo la maggiore concentrazione di siti di interesse nazionale, siti inquinati, abbiamo una maggiore concentrazione di insediamenti a rischio di incidente rilevante, e a tutti noi stanno venendo in mente tante città medie che sono state anche poli di sviluppo industriale e che oggi soffrono di questi problemi drammatici di inquinamento. E altro aspetto molto importante e interessante, perché noi anche come urbanisti abbiamo bisogno di cercare un po' di più di prevenire i processi, e questo indizio che emerge dall'Italia di mezzo è molto importante, e il declassamento e la concentrazione e la contrazione recente che segue a una stagione di crescita intensa. Questi indizi rischiano di aggravarsi e di creare circoli viziosi se sommati ai problemi di cui ho parlato. Ho un minuto per dire: le politiche sono state discontinue, scarsamente coordinate, caratterizzate da mancanza di monitoraggio e valutazione degli esiti. Richiedono oggi l'attraversamento di scale, delle scale, l'ho accennato proprio all'inizio di questo mio intervento, una riflessione: non sovraccarichiamo le politiche di complessità, basterebbe avere una corretta multiscalarità, direi una ovvia multiscalarità
in un paese nel quale i principi di sussidiarietà, di leale collaborazione sono fondativi della nostra Repubblica. Quindi politiche nazionali, multisettoriali, multidimensionati, ma che si articolino e arrivino fino in fondo, in prossimità dei luoghi. Dati sì, ma attori, persone, soggetti, intelligenze, capacità devono essere colti da vicino e avvicinati dalla pubblica amministrazione che interviene. E quindi questo lavoro, si è fatto un gran parlare di multilevel, multilevel a tutti i livelli. E chiudo così. Lo sappiamo da tempo, perché non riusciamo a praticarlo. Antonio De Rossi. Allora, ho provato anch'io questo difficilissimo compito di mettere insieme le questioni, vi faccio scorrere un po' gli appunti presi dalle quattro relazioni. Allora, io credo che una delle questioni fondamentali della sessione, della seconda sessione dedicata ai temi dell'abitare, come ci siamo detti, dell'abitare e dei patrimoni, sia stato innanzitutto, cosa non banale, mettere insieme quattro punti di vista che sono corrisposti alle quattro relazioni, che trattavano appunto l'Italia proprietaria, diciamo, questo grande tema insomma della proprietà della casa, del titolo di proprietà della casa come elemento che è stato centrale nelle politiche del paese, il tema della rigenerazione energetica del patrimonio come uno oggi dei vettori principali dove forse è possibile praticare delle operazioni di anche di lavoro sul tema dei disequilibri, delle diseguaglianze, ma che oggi è produttore, come abbiamo visto chiaramente nelle relazioni di squilibri, che sono sia squilibri di diseguaglianze dal punto di vista, come dire, delle persone, ma anche dei territori. E poi abbiamo visto ancora il tema dei patrimoni privati, dei patrimoni abitativi privati, il tema del patrimonio pubblico, soprattutto in termini di edilizia residenziale pubblica. Ci siamo detti che dopo la sessione appena riassunta, che affrontava le questioni più territoriali della spazializzazione, della localizzazione di una serie di questioni, il tema del patrimonio e dell'abitare è un tema importante sia per arrivare a una ricomposizione di politiche economiche e sociali che talvolta restano divaricate dalle politiche, come dire, urbanistiche, spaziali, fisiche, territoriali. E abbiamo detto anche che, come dire, questo è molto visibile negli indizi, nel valore indiziario che hanno le pratiche oggi di rigenerazione, che la matericità dei patrimoni appunto pone una questione che sfugge sovente alle politiche, che è sia rispetto alla consistenza, alle tipologie, alle differenze tipologiche e materiali di questi patrimoni, che sono una questione fondamentale per riuscire ad affrontare il problema oltre a quello della geografia dei patrimoni, ma anche questioni, come dire, relative agli immaginari. Quindi, come considerazione iniziale, l'abitare i patrimoni come occasione per fare politiche, potenzialmente per ridurre le diseguaglianze. Il tema dell'integrazione tra le politiche, io credo che oggi quando si parlava di segregazione di scuola, di temi di mobilità, di temi di valore, dei patrimoni, è chiaro quello che, come dire, queste differenti componenti pongono in termini di possibile intersettorialità, come dire, di politiche. E poi un tema più generale rispetto alla lunga andata dal dopoguerra e poi con una accelerazione sulle politiche di patrimoniale, sulle pratiche di patrimonializzazione degli ultimi 20-30 anni, la necessità di ripensare e riconcettualizzare la questione del patrimonio, dell'abitare in termini di territorializzazione, ci siamo detti, di politiche.
Molto velocemente scorro le quattro relazioni. La prima era appunto dedicata a proprietà e domanda sociale di casa, dove si metteva, e questo è un tratto ovviamente ricorrente non solo di questa sessione ma di tutte le due sessioni, soprattutto della prima giornata, la grande eterogeneità sia territoriale sia di tipologie, quindi materiali abitative, e sia di attori di tipologie di abitante. E quindi, come dire, una vasta carrellata insieme di situazioni economiche, sociali e abitative rispetto a, e questa è una delle questioni che tornano insistentemente più volte, tra poche zone di valore e molte aree che iniziano a un processo di infragilimento sempre più forte. Considerazione importante, quella di uscire da una visione tra, come dire, come ricordavano ieri appunto Giovanni Semi, eccetera, della proprietà come vantaggio da un lato e la non proprietà come svantaggio, e quindi uscire da un tema relativamente alla proprietà come tema che è stato centrale ovviamente nelle politiche degli ultimi decenni nella Repubblica. E poi anche qui di nuovo tutta una questione di sottolineature, l'abbiamo visto nelle varie mappe, di progressiva stratificazione di svantaggi che colpisce in particolare, come dire, le aree meridionali del paese, e quindi tema di riduzione delle diseguaglianze attraverso misure ridistributive. La seconda sessione, che io credo sia stata davvero molto importante, poi proviamo a dirlo al fondo, quella degli obiettivi al contempo energetici e sociali, la relazione ha fatto ben vedere quanto in termini quantitativi ci sia stato un grandissimo intervento, sia in termini di riqualificazione edilizia e più recentemente di come dire, incentivi, sovvenzione alla riqualificazione energetica degli edifici. Anche qui una geografia differente, con concentrazioni di interventi soprattutto nelle regioni del nord e nelle aree con maggiori redditi, ma quello che è stato sottolineato e che io credo sia molto importante è il fatto che queste politiche, che possono essere funzionate in termini di mercato del lavoro, delle imprese, via dicendo, eccetera, perseguono una riqualificazione edilizia e energetica che non ha dei veri e propri indici di performance, che non ha delle vere e proprie priorità, per cui assistiamo appunto alla sostituzione di serramenti, alle cose eccetera, ma è stato rilevato molto bene come oggi una possibile riqualificazione edilizia degli edifici senza obiettivi energetici precisi possa costituire un freno, proprio perché le cose vengono sistemate, ma un freno a una reale, come dire, riqualificazione energetica del patrimonio. Si è stato rilevato l'assenza di controlli, una mappa, e questo è il tema, come si è già visto anche prima, come dire, una mappa che consenta il controllo di quello che viene realizzato in questo paese. Ma appunto la questione che è tornata più volte è questa del, come dire che non siamo più in una situazione banalmente di crisi emergenziale rispetto al cambiamento climatico, e che quindi è necessario trasformare queste come delle pratiche, come dire, ordinarie di riqualificazione del paese, che abbiano continuità e che consentano anche di mettere in campo programmi sperimentali, ad esempio sull'edilizia pubblica. C'è poi stata la relazione sul patrimonio residenziale privato come tema di attenuazione delle diseguaglianze. Anche qui tornano i temi della grande differenziazione sia tipologica che a livello territoriale di questo patrimonio, in un quadro al contempo sociale ed economico in forte trasformazione. C'è stata un'analisi che ha toccato temi simili a quelli della riqualificazione energetica sulle modalità con cui si sono incentivati, date sovvenzioni alla riqualificazione del patrimonio con tutti i temi, e qui arrivano alcune delle questioni che sono, io credo, centrali, cioè il
territorializzare le misure di incentivo e concepire delle fiscalità in senso circolare, e integrare le politiche edilizie con politiche economiche e sociali e per la messa in sicurezza del territorio. Sono state offerte su tipologie di patrimonio differenti delle possibili linee progettuali di azione, e sulla conclusione di questa relazione si è messo in evidenza come oggi gli incentivi sono applicati in modo omogeneo, cosa che produce esiti che vanno nel senso di aumentare, come già dicevo prima, i divari territoriali e le disparità. Quindi la necessità di una possibilità di pensare a una zonizzazione fiscale incentivante, capace di ricomporre sia le questioni di crescita da un lato, ma soprattutto di affrontare in nuovi termini una questione, come diceva appunto Zanfi ieri, non rimandabile di perequazione territoriale. E anche qui il tema appunto di uscire da pensare che la diminuzione dei valori del patrimonio sia una questione oramai solamente temporanea, legata a una crisi, a un elemento emergenziale, quando invece oramai bisogna pensare sia alla questione del mutamento climatico che alla diminuzione del valore dei patrimoni come uno scenario di medio-lungo periodo. Ultimo tema, quello dell'edilizia residenziale pubblica, è stato posto in evidenza come a fronte anche dei processi di dismissione e cartolarizzazione comunque rimangono 900.000 alloggi di proprietà pubblica, 4% dello stock abitativo del paese. Questo è insufficiente rispetto a quella che è la domanda ovviamente di questa tipologia, ma soprattutto è stato messo qui in maniera più forte che altra la mancanza di una mappa, di un quadro che consenta di restituire rispetto al patrimonio ERP non solo la consistenza, la sua distribuzione eccetera, ma anche la sua occupazione, la gestione eccetera eccetera. Sono state sottolineate appunto una serie di questioni assolutamente centrali come quelli della gestione e manutenzione, la valenza delle attrezzature sociali contenute nei progetti ERP e la necessità di una nuova generazione di progetti di rigenerazione urbana che pensi, dopo la stagione dei programmi urbani complessi, in termini differenti, la questione intrecciandola a quella dell'ERP con altri temi di rigenerazione. Sottolineatura fondamentale come ERP e social housing non siano elementi in contrapposizione, come talvolta capita di vedere in alcune politiche, ma invece elementi complementari di differenti possibili filiere delle cose. Vado velocemente alle conclusioni. Allora, tre questioni di scenario. Prendere atto che la perdita di valore dei patrimoni e il cambiamento climatico sono elementi non più emergenziali di crisi, ma di scenario di medio-lungo periodo che richiedono appunto delle politiche corrispondenti. Due, la necessità di un ripensamento delle politiche fiscali sulla casa e sui patrimoni in una situazione dove, sono oramai in poche aree dove i patrimoni continuano a valorizzarsi, mentre in molte aree questi patrimoni perdono valore e quindi non è più pensabile di estrarre valore in termini tradizionali e consueti di politiche fiscali. Tre, la questione degli incentivi. Le incentivazioni attuali non consentono di raggiungere obiettivi di performance e al contempo sono produttori di diseguaglianze. Quello che mi sembrava che uscisse fuori in filigrana dalle poi riflessioni anche finali che abbiamo fatto, e quindi la necessità di intrecciare le politiche fiscali con delle politiche territoriali urbanistiche, dove il problema non è tassare a fronte di una tassazione già elevata di più, ma di spendere meglio le risorse in relazione ai problemi posti dal patrimonio e alle crescenti differenziazioni territoriali, e da qui una territorializzazione degli incentivi, ma anche un'integrazione delle politiche dove appunto si può ancora muovere dalla presa edilizia in qualche modo, ma per coniugare plurimi obiettivi.
E quello che mi sembrava nazionale come fuoriuscita finale del pomeriggio, della discussione, anche la prefigurazione di politica a livello nazionale che intreccino, cosa che non è stata fatta ancora fino ad oggi, obiettivi di efficientamento energetico, questioni di uso sociale del patrimonio e trattamento del valore e delle diseguaglianze e disparità territoriali. Questo a livello nazionale, ma con la possibilità di costruire una nuova generazione di progetti di rigenerazione locali a partire da questi temi. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno. Una prima considerazione che vorrei fare la faccio, diciamo, dalla postazione della direzione del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. Intanto è di ringraziamento per la partecipazione, ma è una considerazione che poi ritengo essenziale rispetto al programma di questi due giorni, cioè il fatto che ci troviamo a Milano, che ci troviamo al Politecnico di Milano e ci troviamo nel Dipartimento di Architettura e Studi Urbani più grande di questo paese. E nelle note che io ho condiviso con i miei colleghi quando ho iniziato ad affacciarmi sulla scena della direzione, ho segnalato che secondo me questa è una preoccupazione, una responsabilità che abbiamo, stando in questa città, in questo Politecnico, in questo Dipartimento, rispetto a come impieghiamo le nostre risorse, le nostre capacità e le competenze, rispetto alla responsabilità che ci prendiamo e soprattutto anche rispetto al modo in cui lo facciamo con gli altri colleghi che in questo paese e poi anche in altri paesi si occupano dei nostri temi. Quindi mi sembra, sono, diciamo, molto contento di questa giornata e penso che sia un primo, lo considero un momento importante anche per interpretare al meglio il progetto di eccellenza che questo Dipartimento ha, che è dedicato alle fragilità territoriali e credo sin dalla sua concezione è stato interpretato proprio come un fronte di lavoro e di ricerca che però ha un fortissimo orientamento alla responsabilità sociale intesa in senso ampio sui temi di cui ci occupiamo. Quindi l'ho visto costantemente sullo sfondo anche nella discussione con gli organizzatori come un punto veramente molto importante, perché i divari più rilevanti noi come accademici li vediamo nel sistema universitario, nel modo in cui accediamo alle risorse rispetto alle opportunità che abbiamo, e penso che questo sia un tema di fondo che ci riguarda molto da vicino e su cui ci prendiamo in questo Dipartimento la responsabilità di agire al meglio. Adesso faccio invece l'osservatore di una sessione che è stata dedicata al welfare, che aveva come tema welfare e reti ambientali, e direi che erano quattro interventi che possiamo suddividere: un intervento introduttivo con un carattere abbastanza introduttivo da parte di Angelo Salento, che fa parte di un collettivo internazionale che si occupa di economia fondamentale, e quindi interpretando, mettendo sotto osservazione quell'economia che loro definiscono l'economia della vita quotidiana, che si occupa quindi che ha a che fare con le infrastrutture a cui ricchi e non ricchi, no? di cui ricchi e non ricchi hanno necessità per vivere quotidianamente. Penso sia stato un ottimo modo per introdurre una serie di temi. Le altre tre relazioni, erano un po' più tematiche rispetto proprio alla materia, all'oggetto, la materia di welfare, perché due hanno riguardato il sistema scolastico, le scuole, il ruolo che le scuole giocano nella produzione di divari oppure, no, come spazi potenziali di un ripensamento non solo delle politiche scolastiche ma delle politiche, di sviluppo urbano in senso vario, sia quindi guardando alle scuole come manufatti, come dotazioni, ma anche guardando alle politiche scolastiche e agli effetti che producono e che molto spesso non hanno consistenza visibile, no? Non sono mappati, sono politiche che viaggiano a lato del territorio. E il quarto intervento ha guardato invece alla questione dei parchi, delle aree verdi, che sono, no, che sono stati un capitolo importante nel Novecento, nella produzione dell'Ottocento e nel Novecento, nella produzione della città moderna, quindi proprio come dotazioni di spazi, di servizio, di qualità per la costruzione di città, di qualità, ma anche della cittadinanza, no? Di nuove forme di cittadinanza.
Quindi a partire da questi quattro interventi, alcune sollecitazioni che possiamo derivare sia come chiavi analitiche che sono state proposte, sollecitazioni che sono state proposte, ma anche in una prospettiva più di politica. Un primo punto che vi segnalerei è che appunto questo convegno ha come sottotitolo politiche e progetti territoriali contro le diseguaglianze, quindi è chiaro che la nostra postazione è una postazione che guarda le politiche e progetti che hanno a che fare col territorio, con la città, con la materia dello spazio, e quindi questo non è scontato quando si discute di welfare, perché le politiche più propriamente di welfare sono le politiche sociali, e c'è una distanza, c'è uno scarto, e penso che le relazioni di oggi lo abbiano messo in evidenza. C'è una tensione, un interesse da parte nostra a muoverci per mostrare come le politiche sociali abbiano spesso bisogno di un ancoraggio ai luoghi, nonostante la territorializzazione, la dimensione locale delle politiche di welfare sia stato un tema assolutamente centrale in questi anni. Ma spesso manca proprio il territorio, e mancano le mappe come repertorio per il disegno delle politiche di welfare. Quindi negli uffici dei servizi sociali le mappe non ci sono, e quando ci sono sono le mappe più ordinarie, non sono mappe di lavoro, no? Sono stradari. E questo è un elemento fondamentale su cui penso che noi come comunità allargata ci sentiamo di sollecitare l'urgenza. Penso all'intervento in particolare di Costanzo Ranci e di Carolina Pacchi, che muoveva dalle politiche scolastiche in senso stretto, no? È approdato a delle mappe che ci raccontano come funziona questa città e come funzionano altre città. Quindi noi riconosciamo in quelle mappe, che ancora avrebbero bisogno di essere dettagliate, noi riconosciamo dei luoghi, ma ci sono molti passaggi ancora da fare. E quindi gli spazi contano, lo spazio conta, i contesti contano, e non solo, e questo è stato molto evidente anche nella relazione del gruppo di colleghe sulla scuola, servizi e territorio, perché mettono in evidenza che c'è una dimensione patrimoniale delle strutture di welfare, quindi come immobili, come edifici che possono essere riutilizzati, ma anche come contesti di azione per l'azione pubblica sulle e con le persone. Quindi non sono solo dei manufatti, ma nel loro insieme possono costituire elementi di una politica più di sistema di sviluppo di contesti territoriali. E lo spazio del welfare conta, e interessa che abbia qualità, e questo è stato messo molto in evidenza sempre in quella relazione rispetto a come si può intervenire, quali sono le modalità con cui si interviene per garantire qualità e dignità a questi luoghi. E Angelo Salento scherzosamente ci ha detto: un ufficio camper non ci va bene, nel senso che può essere che sia utile avere un ufficio mobile, un camper che mette, no, che in certi contesti radi possa garantire accesso, ma attenzione, perché l'effetto scuola, che invece è stato citato nell'altra relazione, no, l'effetto che una scuola ha sul contesto dipende anche dalla qualità degli spazi che mette in gioco e dell'investimento. Quindi un secondo passaggio che legherei a questo è stato molto evidente nell'intervento di Angelo Salento, perché lui ha messo enfasi sulla dimensione dell'economia, e quindi ci ha sollecitato a considerare come il campo del welfare sia anche un campo in cui ci sono degli interessi economici in gioco, e che quindi ci ha mostrato delle mappe abbastanza inquietanti rispetto alle disparità che l'uso, l'investimento in servizi che hanno una valenza sociale importante, no? Qual è l'effetto che l'uso aziendale orientato al profitto di certe infrastrutture, l'esempio erano le poste e le ferrovie dello Stato, che tipo di map, che tipo di nazione produce, che tipo di paese produce, quindi con delle disparità che sono veramente abbastanza inquietanti, e che quindi ci sollecitano a ripensare anche in modo più radicale che cosa significa un'azienda pubblica, quali sono le finalità che noi consideriamo debba avere un'azienda pubblica. Un terzo punto di attenzione
che fosse appunto rispetto a una logica più di disegno delle politiche di costruzione, che noi siamo forse ancora, cioè, penso che le relazioni di oggi ci abbiano aiutato a capire come abbiamo alle spalle un'epoca in cui parlare di territorio, di città e di welfare significava parlare di fabbisogno, di dotazioni standard, con tutto l'onore degli standard come dotazioni minime di riferimento, come, diciamo, obiettivi, come target. Però questo produce anche un'immagine di territorio, di città molto isomorfa, come se fosse possibile, no, distribuire in modo equo. E questo, come dire, risuona con la logica universalistica di certe politiche di welfare. Ma i contributi di oggi ci hanno messo in evidenza come, diciamo, questo di fatto non succeda, questo ci richiede di riconsiderare invece quanto i contesti siano diversi e soprattutto come invece si sia passati abbastanza rapidamente rispetto al alle trasformazioni materiali, si sia passato a delle politiche di welfare che hanno giocato moltissimo sull'autonomia, ad esempio, quindi l'autonomia delle scuole, dei distretti scolastici, l'autodeterminazione, la sussidiarietà, la libertà di scelta, la libertà di scelta dei singoli, no? Queste sono state retoriche molto forti che hanno costruito in questi anni anche le politiche, sono stati dei mantra su cui tutti abbiamo convenuto, come dire, sono grandissime qualità, ma molte mappe, molte analisi oggi ci hanno mostrato quali sono invece gli effetti che producono se non c'è una presa di distanza, se non c'è, diciamo, una mappatura, nel senso se non si guarda quali sono gli effetti sui contesti reali di politiche che al territorio non guardano necessariamente e se non c'è un lavoro, appunto si può dire, no, alle diverse scale, no, quindi di risalita rispetto alle scale territoriali, agli effetti di sistema e nel linguaggio delle politiche sociali, no, di risalita in generalità. Guardare quanto sono messe alla prova invece appunto le possibilità di accedere in termini più generalizzati ai servizi. E da questo punto di vista il quarto intervento, che era, diciamo, su una materia più quasi più tradizionale del nostro campo, no? Le aree verdi, gli spazi dei parchi, le dotazioni di verde in città. In realtà è stato abbastanza provocatorio perché ha messo l'accento sul fatto che sul verde ancora tutti possiamo convenire rispetto alla qualità, invece no. Quando il verde è considerato, diciamo, qualcosa che si può autoprodurre, che si può, no, gli orti che abbiamo guardato con molto favore come iniziative autopromosse, e qui c'è Carlo Cellamare che ha, cioè, era interessante la contrapposizione, il valore della città che si fa da sola, no? E che noi possiamo riconoscere come, no, sono processi assolutamente interessanti e importanti di autodeterminazione, ma il rischio, no, che in realtà quel verde, no, possa non essere necessariamente qualità anche a livello, addirittura a livello ecologico e ambientale. Quindi la necessità di considerare sempre la possibilità, no, di avere un pilota, di avere un governo, di avere, no, uno sguardo più distante che ricomponga. E diciamo, i due colleghi hanno messo in evidenza, un po' contrapponendo in qualche modo Roma e Milano, guardando come alcune esperienze milanesi hanno messo a sistema interventi che sono molto locali, ma in una prospettiva, diciamo, di ambito urbano. E da questo punto di vista le prospettive che sono state disegnate, le uscite, no, mi sono segnato politiche scolastiche di desegregazione, no, era il primo intervento, oppure progetti pilota su sistemi scolastici di rilevanza territoriale, oppure messa a sistema, smontaggio e rimontaggio di forme d'uso delle aree verdi in ambito urbano, sono, no, tutte uscite che in qualche modo tengono assolutamente insieme le diverse dimensioni materiali e immateriali delle politiche, e mi sembra che tutte segnalino la necessità di la rilevanza di un ruolo pubblico, no, nel governo, cosa che non darei per scontata visti gli anni che abbiamo alle spalle in cui la governance era assolutamente, no, spesso priva di un qualsiasi tipo di regista. E siccome sollecitavate anche un'attenzione su cosa è stato assente, che cosa ci si sentirebbe di segnalare, io ho due segnalazioni. La prima è che non è stato utilizzato il termine innovazione sociale, e mi sembra un buon segno, mi fa molto piacere,
però, cioè, però in realtà, no? Cioè, il rischio è che non se ne sia parlato perché c'è stata molta enfasi sulla dimensione pubblica, del soggetto pubblico. E allora non vorrei che si corresse il rischio di pensare che l'innovazione sociale sta solo nei progetti locali, sta solo nel terzo settore, sta solo nel privato, perché il pubblico non è capace. Invece io penso che i progetti di cui si è parlato oggi e anche ieri in parte quelli che ho potuto ascoltare sono progetti che hanno una forte componente di innovazione sociale, quindi secondo me è importante traghettare anche questa categoria e farla propria, no, quando si parla di politiche pubbliche. E in connessione a questo invece qualcosa che è mancato, che a me sembra anche divertente, è il termine, anche un altro termine molto centrale di questi anni è stato spending review, che noi forse condividiamo, guardiamo un po' con orrore. E invece se spending review viene interpretato non come riduzione della spesa, ma come revisione della spesa, questa è una chiave. Allora, da un lato c'è il discorso del denaro, che forse anche abbiamo un po' timore ad affrontare. Cioè, abbiamo parlato, non so ieri, però oggi, no, redditi, disponibilità, capacità di spesa, no, è qualcosa che facciamo un po' fatica a mettere in conto, e invece penso sia rilevante. Penso agli studenti universitari a Milano, anche solo per fare un esempio. E diciamo, la spending review è interessante interpretata così, perché nel campo delle politiche sociali e di welfare ci sono moltissime risorse, ci sono molti soldi che vengono spesi, e vengono spesi sulle persone, sui singoli, sulle famiglie, senza che questo necessariamente abbia un impatto sulla dimensione materiale del contesto in cui abitano e così via. Quindi ci sono molte operazioni interessanti che possono essere fatte intrecciando la dimensione, diciamo, più propriamente politiche e progetti territoriali e politiche di welfare, proprio rispetto a una revisione dei capitoli di spesa, che è una spesa che sia, no, più adeguata e non necessariamente minore. Allora, vengo subito al tema mobilità, naturalmente con un po' di semplificazioni per comprenderci chiaramente. In realtà, come sappiamo bene, il tema è molto, come tutti gli altri, naturalmente molto complesso e anche molto intrecciato. Per semplificare, questa mattina abbiamo ascoltato alcune relazioni, in particolare che si sono concentrate sul tema della mobilità urbana, dove è emerso piuttosto chiaramente che c'è un uso intensivo e in parte anche immotivato di un consumo di auto. Pensate che il 46% degli spostamenti in ambito urbano, dato Isfort, non supera i 10 chilometri, eppure il peso dell'automobile è 60%, quindi c'è qualcosa che non torna in tutto questo. Credo che sia stata molto interessante la relazione di Paola Pucci e Matteo Colleoni, che ha sottolineato come rispetto a quello che sappiamo ci sono delle nuove domande di mobilità che cominciamo a comprendere solo oggi. Qui si è parlato di mobilità migranti, migranti di ritorno, insomma, o come funziona la mobilità dei lavoratori notturni. Quindi nuove mobilità che naturalmente al momento, visto che ancora non abbiamo affrontato e aggredito il problema, probabilmente inducono anche nuove disuguaglianze che si aggiungono a quelle che già naturalmente abbiamo. Quindi da questa analisi sono emersi una serie di evocazioni, di aspettative che abbiano come obiettivo, questo è un tema generale nel campo della mobilità, sia chiaro, non riguarda solo le aree urbane dense, il tema dell'accessibilità come obiettivo, attualmente molto diseguale, il tema della sostenibilità. Abbiamo un Green Deal europeo che ci dice che entro il 2050 dobbiamo arrivare a meno 90% di emissioni di CO2, oltre che rispettare limiti per la qualità dell'aria che tuttora non rispettiamo a tutte le latitudini del paese. Quindi il tema del potenziamento nelle aree urbane metropolitane dense dei servizi di trasporto collettivo resta un problema di accessibilità e di coesione delle città.
Io voglio ricordare il recente rapporto Pendolaria 2019 che su questo fa delle stime, peraltro supportato in genere dagli studi di Cassa Depositi e Prestiti. Parla di un deficit di 38 miliardi di infrastrutture locali, sto parlando delle città, pari a 38 miliardi di costo, di cui sono disponibili 15 miliardi, quindi qui c'è un deficit molto serio. In modo analogo, 650 nuovi treni o veicoli per trame metropolitane, costo 5 miliardi nei prossimi 10 anni, quindi una spesa che potrebbe, che deve naturalmente essere spalmata su più anni. In questa discussione noi non abbiamo affrontato il tema del lavoro, ci sono altri ambiti dove questa riflessione su come la mobilità sostenibile, meno auto, più alternative, piedi, bicicletta, cosa induce, penso al mondo dell'automotive per intenderci, e sono numeri veramente imponenti e pesanti. Tornando al tema delle, quindi c'è un tema di giusta transizione che va impostato subito, per non renderci conto tra 10 anni che abbiamo fatto delle buone politiche in una direzione, ma abbiamo, tra virgolette, scoperto completamente altri ambiti produttivi che già vivono ovviamente una crisi che ben conosciamo. Tornando al tema delle città, le soluzioni che sono state ipotizzate, oltre a quella di un potenziamento dei servizi, credo sia di enorme interesse quello che riguarda il ridisegno dello spazio stradale, e in particolare su questo si è concentrata la relazione di Lorenzo Fabian e Paolo Gandolfi, perché ridisegnare lo spazio stradale significa riprogettare pezzi di città e significa mettere insieme con gli altri, chiamiamoli temi, non è carino, però dobbiamo un po' anche semplificare, quando parliamo di scuola, di periferie, di rigenerazione urbana, realizzare una pista ciclabile non deve essere solo un progetto di mobilità, lo è naturalmente, ma è anche un progetto di rigenerazione urbana, e anzi dovrebbe diventare di più anche un sistema di resilienza e adattamento rispetto al tema dei mutamenti climatici, con dei progetti multifunzione che in qualche parte del mondo sono già in corso di sperimentazione. Quindi questo è un tema molto importante, perché noi ci siamo concentrati nel campo della mobilità molto sulle aree centrali. Io dico sempre scherzando, da qualche parte dovevamo pur cominciare, perché questo in genere lo dicono i critici del non fare nulla, no? Ma vi siete, certo. Adesso il tema è a scala metropolitana, gli strumenti di governo sono scarsissimi e la necessità di avere una forte innovazione anche nel campo dei servizi è molto presente. Penso al tema della sharing mobility, dei servizi a chiamata, taxi condivisi, cioè qui c'è tutto un mondo di forte innovazione e anche di competenze che probabilmente devono essere create. Questo non è un tema, questo della mobilità urbana è un tema solo del sud, voglio chiarire, è un tema che attraversa trasversalmente un po' tutte le latitudini del paese, pur sapendo naturalmente che l'offerta di trasporto collettivo che c'è a Milano non è la stessa di Reggio Calabria o di Palermo, che comunque sta recuperando con le nuove linee tranviarie decisamente posizioni. Secondo capitolo che è stato oggetto del confronto di stamattina, e che peraltro in questo sono aiutata, insomma il Ministro ha potuto, come tutti voi, ascoltare direttamente, il tema invece della mobilità di media e lunga percorrenza, una sorta di connettere l'Italia, che intanto è stato interessante capire che in termini di peso, non tanto di persone colpite, a parte che tutti noi abbiamo una mobilità variegata, ci muoviamo in città, poi andiamo lontano, poi torniamo, eccetera, eccetera, ma questa mobilità di media e lunga percorrenza, in realtà in termini chilometrici, ci ha spiegato insieme a tante altre cose la relazione di Paolo Beria e del suo gruppo, pesa in termini chilometrici la metà degli spostamenti, quindi è qualcosa di veramente significativo. Qui, anche qui sono venuti fuori dei deficit di reti,
naturalmente molto più evidenti al sud. Su questo non c'è niente da, non ci sono dubbi. Quello che è emerso e che io voglio riproporre anche all'attenzione è che investire per potenziare delle reti, in questo caso ferroviarie, ma abbiamo anche un problema di manutenzione e di adeguamento delle strade in punti specifici e puntuali, non deve essere prendere un modello, prendiamo il caso dell'alta velocità e riproporlo, se ho ben compreso nella relazione di Paolo Beria, su un territorio che ha delle caratteristiche differenti, fatto di città medie, e quel progetto deve stare insieme con una strategia locale di sostegno alla mobilità locale che deve essere contestuale. Anch'io cito il famoso, è stato citato, caso Modena. Modena viene scavalcata dall'alta velocità e quindi il bacino modenese ne soffrono soprattutto naturalmente imprese, servizi, eccetera, e mobilità. Ma la cosa grave che è accaduta non è che si sia realizzata l'alta velocità tra Bologna e Milano su una, questa è una notazione personale, non l'hanno detto i relatori ma lo dico io, è che quando si progettava l'alta velocità si diceva sulla linea convenzionale che passa per le città, liberata dal traffico di attraversamento, si sarebbero dovuti fare dei mirabolanti servizi di livello regionale, metropolitano e locale decisamente migliori rispetto ai precedenti. Non essendo accaduto questo, perché nel frattempo sono successe altre cose nel campo della mobilità, naturalmente la disparità è cresciuta invece di complessivamente potenziare l'offerta. Quindi il tema non è non fare, il problema è fare con logica. Anche credo l'obiezione sul progetto Salerno-Reggio Calabria di potenziamento ferroviario, che peraltro invochiamo da anni, ma lo vogliamo, e anche qui è stato ribadito, con delle caratteristiche di utilità, di costi sostenibili e di servizi ai territori che regga complessivamente il sostegno ai territori su cui insiste. Ecco, questa è la logica che è emersa nella relazione di questa mattina. Peraltro è stato anche detto che vi sono alcune aree interne dove anche il sostegno, anzi non è stato detto perché penso siano state saltate diverse slide, lo dico io così, che conoscendo il lavoro che è stato fatto sulla lunga percorrenza, il tema degli autobus, pensiamo anche solo Flixbus o BlaBlaCar, che insiste su aree interne di piccole e medie dimensioni, è un sostegno forte di relazione e andrebbe in qualche modo anche incoraggiato. Quindi non è che diciamo binari dappertutto, perché sappiamo bene che cosa significa. E quindi c'è anche un tema di sostegno a delle innovazioni. Un'altra osservazione che è stata fatta interessante è una riflessione che si sta facendo in diversi luoghi, il tema della mobilità elettrica. La mobilità elettrica è un obiettivo irrinunciabile. Se al 2050 dobbiamo essere a meno 90 milioni di tonnellate di CO2. Il tema però di sostituire un'auto diciamo col motore convenzionale con un'auto elettrica non è un buon obiettivo. Noi dobbiamo puntare a ridurre anche il consumo e la proprietà delle auto. In questo senso la sharing mobility, tutte le innovazioni di servizio ci danno una mano. Però veniva detto in termini secondo me interessanti, c'è un apposito tavolo al MIS sull'automotive, dove naturalmente il tema dell'auto elettrica è il centro, che mette insieme anche i sindacati, l'occupazione eccetera. Probabilmente avrebbe più senso, mi sembra in particolare Paola Pucci l'ha sottolineato, io lo voglio riprendere perché mi sembra un tema interessante, avrebbe più senso dare incentivi al veicolo elettrico nei territori a bassa densità, nelle città medio-piccole, dove spesso l'alternativa di trasporto collettivo non c'è, piuttosto che darlo, tra virgolette, a pioggia a tutti, anche penso alla città di Milano, che sicuramente ha dei suoi problemi di anziani che hanno una vecchia Panda che devono dismettere, insomma c'è un problema anche qua, però sicuramente bisogna fare delle selezioni e non dare invece in modo indistinto incentivi a pioggia anche sull'auto elettrica. Chiudo sul tema dell'ultima
peraltro era stata già ripresa anche dalla penultima di Fabian, la relazione di Paolo Pileri, che credo sia stata molto evocativa ed interessante, questa idea della lentezza non solo come di una non superando il concetto che la lentezza è un limite, che è quello che credo per 50 anni ci è stato insomma inculcato soprattutto nel campo della mobilità, ma mi sembra anche nel cibo, in tanti settori il tema del fast è diventato un modello, e vedere in queste linee, dico bene Paolo, perché non sono reti secondo Paolo, linee di mobilità lenta a piedi e in bicicletta, e lui ne ha identificate già tre o in progetto o esistenti, come dei fili che cuciscono i territori su cui si può fare un turismo lento, viaggiatore, che lascia sul territorio molto, proprio perché va piano, mangia lì, compra lì e vive un'esperienza, famoso adesso si chiama, va di moda chiamarlo così, il turismo esperienziale, però sono temi che appunto ci è stato detto, in Germania questo business, scusate la parola forse un po' fuori mercato come si direbbe, vale solo per la bicicletta 9 miliardi di indotto complessivo, quindi capite bene che si può anche sorridere di fronte, come in genere viene fatto quando parliamo di queste cose, però in realtà diventa un progetto che recupera patrimonio esistente, evita degrado, dissesto e abbandono, e intorno alle piccole economie che si possono creare diventa anche un progetto, Franco Arminio lo definirebbe, di restanza nei territori, però non rinchiusi in un modo, diciamo, ossessivo, padroni a casa nostra per intenderci, no, ma un progetto di relazione dove però io vivo nel mio piccolo borgo, però riesco anche a vivere e a lavorare di quello. Quindi credo che anche questa dimensione sia molto interessante e importante per le nostre aree interne, ma non solo. Adesso qui semplifichiamo, ma in realtà attraversa anche quelle terre di mezzo di cui abbiamo ascoltato ieri, e comunque si passa anche nelle città medie e bisogna favorirlo. Conclusione, servono dati e analisi. Io oggi non l'ho detto, ma il tema della mobilità è uno di quelli più sconosciuti, cioè non ci sono dati e analisi sufficienti. C'è un problema di investimenti in reti e servizi e innovazioni. C'è un tema di città, sicurezza, qualità urbana, ridisegno dello spazio stradale che diventa anche un progetto di rigenerazione urbana. Infine, naturalmente, c'è un problema di politiche pubbliche. Noi non ne abbiamo parlato, ma tutti gli strumenti, la cassetta degli attrezzi è molto debole per agire su tutti questi temi, ma sono fondamentali perché il tema della accessibilità e sostenibilità sia un processo reale che riduce le diseguaglianze. Grazie. Grazie. Ora adesso inizia la fase finale. Io dico due cose, rubo tre minuti e poi mi taccio e do la parola a Balducci, Barca e al ministro Provenzano. Io dico solo, faccio questa osservazione in più rispetto a quelle che sono emerse nel riportare i lavori delle quattro sessioni. Credo che debba e possa essere utile per il nostro paese, per trattare i temi di cui abbiamo discusso in questi giorni, provare a immaginare, a costruire uno schema spaziale per questo paese. Uno schema spaziale che abbia tre fondamentali funzioni, che costruisca quantità, qualità, composizione e articolazione delle infrastrutture dell'economia fondamentale, che sono la casa, che sono la scuola, che sono le reti verdi, che sono le diverse reti di mobilità che abbiamo detto, quindi che si abbia anche il grande compito nel rimmaginare l'articolazione di questo paese, tenendo conto delle letture delle diverse geografie del disagio che abbiamo fatto nella prima sessione, di questa
concetto più ampio di infrastruttura, rispetto a quello che è nel senso comune della comunicazione giornalistica e politica. La seconda grande compito penso che sia quello, e lo abbiamo avuto in questa sintesi tante esemplificazioni, di articolare gli schemi organizzativi, gli schemi gestionali, le politiche. Un esempio di un secondo fa, l'incentivazione all'auto elettrica. In un contesto congestionato come quello delle alcune città metropolitane, non ha senso, quando abbiamo le possibilità, col trasporto pubblico e con le forme nuove di mobilità individuali, che sono il monopattino, la bici elettrica e mille altre cose, di muoverci diversamente, e ha un ruolo fondamentale nel continuo urbano-rurale di cui vi ho parlato ieri, del 27% degli italiani, dove non c'è alternativa all'automobile. E non c'è monopattino che renta. C'è qualche alternativa, in realtà, sto estremizzando, di mobilità dolce anche lì. Però lo vale per la politica d'uso di come efficientare il sistema degli incentivi e delle facilitazioni sul patrimonio abitativo privato e pubblico nel suo efficientamento energetico, su come essere più selettivi ma anche articolati del territorio e sull'uso sociale della casa. Sul patrimonio privato ieri abbiamo fatto alcune riflessioni, così come abbiamo detto di potenziare patrimonio ERP, di articolare un sistema fiscale innanzitutto legato alla funzione sociale della proprietà, che è differenziata prima ancora che della progressività, che certo è importante, ma è sul enorme capitale di patrimonio privato abitativo è centrale questo aspetto, quello oggi dell'uso sociale, ma sapendo che c'è un paese articolato, pochi luoghi dove c'è estrazione di valore e arricchimento da parte dei ceti proprietari e molti luoghi dove abbiamo visto il valore del patrimonio è inferiore al costo di ristrutturazione, non del costo di costruzione. E mille altri esempi, l'importanza delle reti di mobilità dolci nei territori deboli e l'importanza di affiancare a quello un ripensamento dello spazio tout court, della strada in altri territori. Chiudo qui. Dicendo la terza funzione che questo, a mio parere, schema spaziale nazionale deve dare, è quell'infrastruttura su cui si deve appoggiare quella indispensabile, fondamentale politica nei luoghi e dai luoghi. È infrastruttura non per politiche dirigiste. Andiamo oltre in questo senso, ovviamente, il progetto 80, se vogliamo richiamare un vecchio modello, che un po' c'aveva poi un dirigismo in Ruffolo stesso è stato il primo poi a rimetterlo in discussione, ma è l'orditura che dà valore e senso alle progettualità locali che il forum e che noi come Dipartimento di Eccellenza immaginiamo, proponiamo, in cui siamo coinvolti, dà l'ordito a quella effervescenza e varietà dei microcosmi sociali di vita che alcuni richiamavano. Allora, queste tre grandi funzioni, sapendo che questa cosa è anche un modo di costruire un immaginario di futuro diverso da quello con cui conviviamo oggi. Perché non servisse a queste tre cose, serve a questo, a costringerci a immaginare futuri. Futuri con speranza, fiduci con anche conflitti e scontri su idee di futuro diversi, ma uscendo dalla tristezza del rancore. Allora, io sono qui tra i relatori, gli organizzatori e invece il ministro Provenzano e Fabrizio Barca, che tutti aspettano di sentire.
perché sono stato il coordinatore del progetto fino a poche settimane fa, adesso il coordinatore del progetto Dipartimento Eccellenza è il professor Pasqui. Però ne approfitto per dire tre cose che mi hanno colpito, ho seguito con grande attenzione la conferenza, che è, diciamo, l'evento più importante di quest'anno del nostro progetto Dipartimento Eccellenza. Approfitto per dire al Ministro che siamo stati finanziati con 5 milioni di euro circa dal MIUR su un progetto che è Fragilità Territoriali, su cui abbiamo 16 postdoc, 12 dottorandi nuovi dottorandi di ricerca che lavorano su questo tema e diversi altri colleghi e molti altri colleghi del Dipartimento. Quindi, diciamo, questo è un po', diciamo, il cuore di questa attività, e credo che ringrazio veramente moltissimo gli organizzatori, credo che abbiamo dimostrato che si possono fare dei passi avanti significativi. Ringrazio anche molto di questa, diciamo, connubio con il forum Disuguaglianza e Diversità, perché effettivamente, come ricordava Angela Barbanente in apertura di questo convegno, il tema della disuguaglianza, come dire, lo abbiamo sempre considerato come un tema importante sulle questioni territoriali, ma solo quando voi avete sollevato con questa forza anche, diciamo, argomentativa e organizzativa il tema, come dire, ci siamo trovati a dover fare i conti direttamente con questo. E devo dire anche però che nelle 15 proposte il tema del territorio e dello spazio è un po' sullo sfondo, c'è solo una delle proposte, la numero 8, che si chiama profitti prodotti dal cambiamento tecnologico, investimenti di strategie per aree marginalizzate, in cui si parla di aree interne, di periferie, eccetera. In tutto il resto compare qui e là, ma non con questa forza. Allora io dico soltanto tre cose nell'attesa, appunto, di passare la parola a loro. Primo punto che è venuto fuori, secondo me, con una certa chiarezza, è ripartire dallo spazio fisico per affrontare alcuni grandi problemi di disuguaglianza. Federico Zanfi ieri parlava di una presa edilizia, no? Mi sembrava un'immagine abbastanza bella, per affrontare alcuni problemi che partono appunto da una condizione, un patrimonio edilizio che, come ricordava adesso Arturo Lanzani, ha perso il suo valore, che però potrebbe essere mobilitato per affrontare problemi di precarietà, di povertà, di scivolamento verso condizioni di povertà estrema. Allora, ripartire dallo spazio, secondo me, vuol dire riflettere sul fatto che in molte situazioni ci potremmo trovare di fronte a quello che Albert Hirschman definisce sequenze inverse. Cioè, noi abbiamo sempre pensato che le trasformazioni spaziali sono la conseguenza, l'esito di processi di trasformazione economica, sociale e istituzionale, e invece potremmo scoprire che possono essere loro a produrre conseguenze che possono consentire di affrontare problemi nella sfera economica, sociale ed istituzionale. Cioè, si pensa che la disuguaglianza nasca e possa essere affrontata soprattutto a partire dalla disuguaglianza di beni privati, di reddito, e invece potremmo scoprire, nella discussione che abbiamo fatto in questi giorni, mi sembra che sia venuto fuori con una certa evidenza, che ci sono importanti disuguaglianze che nascono dall'essere intrappolati in una casa in proprietà che ha perso valore, dal non avere casa, dalla povertà energetica, dalla mancanza di, diciamo, dall'esclusione che viene prodotta appunto dalle pratiche di mobilità e tutte le cose che appunto abbiamo detto. No, allora lo spazio come presa, no, come punto di partenza, mi sembra che possa essere interessante per pensare a quelle sequenze inverse, no, sulla politica della casa, sulla fiscalità immobiliare di cui abbiamo parlato molto, sulle scuole come luoghi di incontro delle comunità, sulla desegregazione, sulle politiche delle infrastrutture, dell'accesso alle infrastrutture, sulle politiche di accesso alle aree naturali, e alle condizioni di vita in salute di cui abbiamo parlato direttamente e indirettamente, sui percorsi lenti e quei beni comuni che sono appunto un elemento essenziale del benessere dei cittadini e che forse sono un elemento essenziale anche dell'uguaglianza. Primo punto. Secondo punto, brevemente, mi sembra un altro tema che è emerso con grandissima forza è la grande diversità del territorio italiano, no? La incredibile diversità del territorio italiano, che richiede un cambiamento di prospettiva anche in termini di policy. È necessario, la sfida è che queste politiche siano capaci di intercettare le differenze.
E lo abbiamo visto fin dalla prima discussione, quando abbiamo cominciato a dire ma che cos'è marginale, no? Allora sono le periferie urbane, sono le frange metropolitane, è l'Italia di mezzo, ma l'Italia di mezzo a sua volta è articolata in città medie, aree di frangia, aree del continuo urbano rurale, come diceva adesso Arturo Lanzani, no? Allora, diversità territoriale, le situazioni di disagio, di marginalità, di esposizione agli effetti del cambiamento climatico, diversità nella condizione di accessibilità alle infrastrutture, diversità nelle condizioni di accesso alla casa, diversità nei bisogni di mobilità, diversità nella disponibilità di servizi di qualità di base. Cioè la diversità è stato uno degli elementi che sono emersi con grandissima chiarezza. E allora questa grande diversità ci spinge ad affermare che non soltanto le politiche space blind non funzionano più, come hanno detto con chiarezza molti interventi, no? Ma che forse anche le cosiddette politiche place based non sono sufficienti per affrontare questo problema, quando sono effettivamente politiche che non riescono a coniugare l'incontro tra top down e bottom up, cioè interventi dall'alto e interventi dal basso. Sono inadeguate le politiche sulle periferie, per esempio. Giovanni Raino ha curato il rapporto di Urbanite, il ministro Provenzano era presente alla sua presentazione. Le politiche sulle periferie sono politiche su cui sono stati investiti tanti soldi, 5 miliardi di euro più o meno a partire dagli anni 90, senza regolarità, con soggetti sempre diversi che le hanno promosse e con l'idea di delegare completamente attraverso il meccanismo del bando la decisione di che cosa fa problema a chi era più capace di partecipare ai bandi. Allora, questo non è stato un modo di fare politiche place-based, no? Questo è stato un modo di insegnare alla struttura dell'amministrazione ad essere capaci di partecipare ai bandi, ma non è stato un modo di far compiere delle scelte che si incontrassero con ciò che viene dal basso, che interpreta appunto le molte diversità. La strategia nazionale dell'area interna è forse l'unico tentativo che abbiamo nel nostro paese di fare questa operazione, quindi scelte che derivano da una politica nazionale e che poi scendono sul territorio e cercano di incontrarsi con le diversità e le energie che vengono dal basso. Però è stato detto anche ieri, le risorse destinate a questo sono poche, è una politica che è sopravvissuta a molti diversi governi, ma non ha ancora avuto l'energia sufficiente per poter diventare un modello non soltanto per le aree interne, ma anche più in generale. Nel piano per il Sud del ministro Provenzano è scritto che la strategia nazionale delle aree interne verrà rilanciata e naturalmente ci aspettiamo che questa cosa avvenga veramente. Terzo e ultimo punto, le mappe. Abbiamo discusso tantissimo delle mappe, abbiamo visto tantissime mappe. E allora mi sono chiesto appunto perché c'è stata questa insistenza, no, sulle mappe, perché permettono di scoprire, di svelare delle dimensioni evidence-based, che sono molto importanti per la costruzione delle politiche. Perché sono, Paola Casavola diceva ieri, sono un medium che permette di costruire l'accordo tra diversi soggetti. Questo è un aspetto molto interessante. E però queste mappe non possono che essere radicate in una conoscenza profonda del territorio e delle sue diversità, perché non tutte le mappe svolgono questo ruolo. Massimo Bricoccoli ricordava che alcune delle mappe che vengono utilizzate non servono affatto a questo, no? Allora, secondo me è un tema che solleva l'importanza della relazione tra la ricerca e le politiche. La costruzione di mappe ci permette di costruire questo linguaggio comune, questa saldatura tra la ricerca e le politiche. E però dobbiamo anche ricordarci che queste mappe sono sparite forse per 20 anni nel territorio della costruzione delle politiche, no? E adesso che riappaiono ci accorgiamo che non c'è più non soltanto i distretti industriali, non soltanto il triangolo industriale, non soltanto le aree che prima crescevano adesso sono in contrazione, eccetera. E quindi ci troviamo di fronte ad un territorio completamente diverso. Allora effettivamente abbiamo molto bisogno di mappe che costituiscano un ponte tra la politica e la ricerca. Grazie. Grazie. Non c'è bisogno certamente di una traduzione per Peppe Provenzano delle cose che ha sentito, delle riassunti
fortissimi fatti da Angelo, Antonio, Massimo e Anna e dai vostri interventi. Non ha bisogno di traduttore lui, non hanno bisogno di traduttore loro, anche perché date una nota di emozione, lasciatemela trasmettere, perché i singoli paper si sono dati carico in maniera così forte del bisogno di impattare. Cioè, io sto facendo ricerca, la sto facendo rigorosa, però il paese va in un'altra direzione, è arrivato il momento in cui io qualche shortcut lo devo fare, una parte del mio tempo la devo tornare a dedicare non a scrivere opinioni sui giornali, ma a pesare sulle politiche. Io sono emozionato dal fatto che questa chiamata alle armi è stata così chiamata, a cui il forum disuguaglianza insieme ad altre alleanze, dalla rete dei numeri pari ad ASVIS, sta facendo. Non è un caso che la cittadinanza attiva, in assenza dei partiti, si stia raggrumando e stia esercitando questa funzione. Io sono emozionato della risposta del mondo della ricerca e quindi il plauso è emotivo al lavoro che avete fatto. E quindi questo messaggio arriva con forza, con l'emotività che tu hai riassunto, Arturo, che sai riassumere anche nelle parole che hai detto prima. Ricordo solo una cosa, perché Balduggio hai detto una cosa sulla quale non posso, e poi dopo vado al punto che voglio lasciare sul tavolo. Tutte le proposte del forum sono profondamente place-based, non nel senso di Larry Summers, che la parola place-based è rovinata, già non la possiamo più usare. Larry Summers, che è uno dei grandi colpevoli del disastro in cui siamo, usa la parola place-based. Per lui place-based vuol dire dare più incentivi, cioè lui non conosce il sud, Trigilia lui non l'ha mai letto, eccetera, vuol dire che evidentemente non abbiamo dato abbastanza incentivi ai poveretti e quindi si stanno arrabbiando, diamogliene ancora di più, e usa place-based in un paper noto uscito 3 anni fa. Quindi place-based è massacrata come espressione, ciononostante noi tentiamo di riprenderci la parola merito, la parola povertà, tentiamo di riprenderci anche la parola place-based, e tutte le proposte del forum lo sono. Quando noi proponiamo una riforma della PA che è tutta place-based, cioè diciamo basta con le riforme della pubblica amministrazione e andiamo in una direzione che siamo felici che sia stata accolta, raccolta nel suo modo, con le sue forme, dal ministro Provenzano e Piano per il Sud, che è un pezzo di carta, l'abbiamo scritto formalmente come forum, significativo, segna una svolta rispetto agli ultimi anni. Quella riforma è una riforma place-based, perché è una riforma che dice le operazioni di cambiamento dell'amministrazione si fanno avendo prima la missione, poi si decide di chi ho bisogno e poi si decide di costruire, non il contrario, come è stato fatto in Italia. Le due proposte nostre sull'università sono entrambe place-based, le stiamo place-basando con 23 università italiane, nel senso che abbiamo chiesto alle università, ma voi che fate per la giustizia sociale? Abbiamo precisamente capito che eravamo il primo soggetto che era andato a chiedere a 23 università che cosa facevano per la giustizia sociale, che nessuno potete pensare, tantomeno noi, che possiamo dire alle università cosa fanno. Quello che possiamo fare, visto che siamo dei metodologi, è sentire cosa fanno e tradurlo in una metodologia, che è quello che dovrebbe fare probabilmente il MIUR e non fa. E lo stesso dicasi per i consigli del lavoro della cittadinanza, una proposta che riguarda il lavoro, oggi non se ne è parlato, che è la più place-based di tutte le policy, perché dice semplicemente che forse è arrivato il momento che assieme ai consigli di amministrazione, i lavoratori insieme ai cittadini del territorio, ai cittadini che si auto-organizzano, abbiano un luogo in cui possono spaccarsi la testa gli uni con gli altri per la tensione che c'è tra tematiche sociali e ambientali, ed evitare che la spaccatura fra i temi venga poi sfruttata da chi governa le imprese per dilaniarli, come finisce a Taranto. Quindi tutte le proposte che noi facciamo sono profondamente, cadono a terra e possono cadere a terra solo nei territori. Ciò chiarito, l'unica cosa che voglio dire invece è questa. Questa sessione, lo dico al Ministro, ma lo sa perché è venuto sapendolo, a tutti noi serve per poi, deve atterrare da qualche parte. E poiché siamo gente con i piedi per terra, non pensiamo che atterri in questo momento con lo stato delle cose, con lo stato anche di disarray di molti ministeri settoriali, che domani mattina possa cadere. C'è un luogo, e lo sappiamo, ed è il senso dell'invito loro, nostro, e del rapporto che abbiamo, e anche di quello che il Ministro ha scritto. C'è un luogo che si chiama accordo di partenariato, che è un pezzo di carta importante, che l'abbiamo sempre usato, è la forza dell'Europa, dove non si scrivono leggi, non si scrivono regole, ma si scrivono principi. Se in quel pezzo di carta fra 5 mesi ci saranno scritti alcuni principi che oggi sono stati detti con forza e che il Ministro ha riassunto nelle sue parole nel Piano per il Sud, parlando di una nuova politica territoriale e scrivendo virgolette con riferimento alle città,
l'azione mirata per il miglioramento della qualità della vita nelle periferie e nelle aree marginali, se in quel documento ci saranno i chiodi, i principi, avremo fatto, non è finita la strada, bisogna sempre lottare e battagliare dal mondo della cittadinanza e della ricerca, ma sarà stato fatto un passo rilevante, poiché Provenzano ci ha spiegato in quel documento per il Sud che quello a cui stai pensando non è soltanto i fondi comunitari 21-27, ma è già i fondi che devi ancora spendere, i fondi di coesione, la forza di quella pagina e mezzo, se dentro ci sta scritto un modo diverso, è una forza che si può esplicare immediatamente. Perché quella è una cosa importante? Per una cosa che sappiamo, ma la voglio ricordare, è un pezzo di bagaglio della mia vita, per un motivo molto semplice. Perché la politica di coesione è utile quando non serve ad aggiungere, anche l'aggiuntività finanziaria a cui Provenzano tiene, per il Sud soprattutto è fondamentale, ma non basta neanche quella, perché sennò, come disse una volta Mario Draghi criticando delle cose che avevo fatto per il Sud a suo tempo, se tu realizzi un intervento utile, è un intervento sulla scuola, sul territorio, sulla mobilità, quello che vuoi, ma se non cambia il gradiente, cioè se non interviene sul funzionamento della politica ordinaria, non cambia il gradiente. Quando levi i soldi, ritorna tutto come prima. Allora, la novità di alcune operazioni che sono state fatte dentro a città metropolitane, dentro ad aree interne, dentro ad alcune altre operazioni, non è che il mondo comincia oggi, ma che abbiamo letto nel documento per il Sud, che si riferisce anche al Nord, nuovo, è di usare la politica di coesione come luogo dove anticipare, come elemento pilota, anticipatorio di operazioni che hanno senso solo se impattano sulla politica ordinaria. L'area interna vince o perde ed è ancora lì, ha quasi vinto ma non ha vinto, se la politica del MIUR sulle scuole esce dagli standard, se muore lo standard che dice in tutti i territori ci vogliono 140 persone per costituire un nuovo indirizzo, esattamente il punto che avete detto, lì se quella roba è come in parte sulla salute siamo riusciti a fare, ma non sulla scuola, cioè la rottura di alcuni standard uguali per tutti, che richiede, come lo sa benissimo Provenzano che dedica 20 pagine alla riforma, a un intervento di rafforzamento dell'amministrazione, richiede funzionari e dirigenti dell'amministrazione in grado di assumersi la responsabilità della discrezionalità e quindi un salto di qualità nell'amministrazione. Allora, per questo ci interessa quella roba lì, ci interessa, e quindi riassumo, e ho detto che parlavo poco, quindi parlo poco, solo 6 titoli, riassumo quali sono 6 delle cose che io ricavo, metodologiche, orizzontali, non dalle tematiche, dai tematismi. La prima, sui numeri, in fondo alla fine sono uno statistico, le mappe, i dati, un minimo comune multiplo, attenzione perché lì è pericolosissimo, se no ricadiamo nel New Public Management, noi non stiamo immaginando, così ho capito, così credo condividiamo tutti in questa sala, non ci stiamo immaginando che da qualche parte si decidano quali sono i 25 indicatori sulla base dei quali verranno giudicati, ma questo non deve diventare che noi non abbiamo dei numeri con cui si possa fare un minimo di comparazione e cui possono parlare i territori. Quindi il numero, come l'ha raccontato Paolo agli altri, è questo, un minimo comune multiplo. Se area interna esiste è solo perché lì c'è un minimo comune multiplo di 147 indicatori, che non c'è per le periferie, perché non esiste un minimo comune multiplo condiviso, il che vuol dire che poi ognuno aggiunge gli indicatori che vuole, se ritiene che, come dire, i propri obiettivi siano misurabili o altro. Questa è la prima cosa, mappe e dati come minimo comune multiplo. Se ci avete raccontato sull'ambiente la situazione è molto grave, l'investimento sull'ambiente deve essere forte, ci vogliono i soldi domani mattina, nei prossimi 6 mesi, come facemmo nel 2012, che ci mettemmo col Ministero della Salute e gli dicemmo: ma come, non ci sono i dati sulla scoprimo che i dati venivano usati nelle politiche regionali che riguardavano le ospedalizzazioni evitabili, non erano usabili a livello comunale perché erano approssimazioni regionali in quanto gli outlier andavano bene ma a livello solo regionale. Benissimo, si sono messi a lavorare, hanno lavorato 9 mesi al Ministero della Salute, adesso abbiamo dei dati comunali per quanto riguarda l'ospedalizzazione evitabile, inizio e fine della storia. Secondo punto, la perimetrazione non è le mappe, la perimetrazione è endogena, qui ci aggiungo un pezzetto mio come hai fatto anche tu. L'ho sentita, lo dico con la sufficiente forza, le perimetrazioni dei luoghi può essere solo endogena, le mappe, le aree funzionali, le aree amministrative, tutte le bellissime cose che noi facciamo sono uno strumento di discussione, la perimetrazione deve raccogliere soggetti pubblici, privati e sociali che abbiano trovato la voglia di lavorare assieme. La prova del 9 è solo se riescono a tirare fuori una visione condivisa che riguarda il futuro. Se non lo fanno, non possono lavorare assieme. Quello non è un luogo che deve lavorare assieme.
questa è l'uscita dalla follia del management del territoire, in cui qualcuno da fuori illuministicamente, neoliberisticamente decide quali sono i perimetri dei territori. Questo è il secondo requisito, questo ha delle conseguenze molto significative per le città che non voglio espandere. Terzo, il partenariato rafforzato, perché se è vero, come ci avete raccontato in tutti i modi, come ci raccontate voi che studiate le città, che esiste auto-organizzazione, autogestione, esuberanza, formicolio, nuove idee, innovatori, tutta sta gente deve avere ancora di più che nelle aree interne deve avere la chance di dire la sua. Quindi il partenariato non può essere formalistico, pure la parola partenariato ce la siamo rovinata, ma riprendiamocela, deve essere un partenariato effettivo che abbia dei modi, si può fare. Quarta, legatissima questa, gli appalti. Noi abbiamo una proposta del forum sugli appalti, vi invito a riguardarla. Gli appalti sono fondamentali, che sono il modo, diceva mio papà, attraverso il quale si manifesta lo Stato in una maniera semplice sul mercato. Si chiama domanda collettiva, la studiava De Vincenti quando, come dire, aveva più respiro, la rivista trimestrale, roba vecchia che abbiamo abbandonato. L'appalto è il modo in cui la domanda collettiva si manifesta in domanda e quindi indirizza la giustizia sociale, ambientale, innovazione tecnologica, eccetera. Questa roba non deve avvenire in modalità nuove, deve avere dei tecnici in grado di farle, deve essere partecipata. Partecipata cosa vuol dire? Lo sapete benissimo cos'è un bando partecipato, vuol dire che gli amministratori convocano una riunione con gli web, comunicano a tutti quanti i soggetti cosa stanno per fare, prima di averlo fatto, ricevono tutte le critiche e modificano il bando in relazione alle osservazioni ricevute. Lo fa tutto il mondo, lo raccomanda l'Unione Europea. Se questo non avviene, quello di cui stiamo parlando è in parte non realizzabile. Punto numero 5. L'avete detto in maniera fortissima, l'assegnazione lo ha scritto Provenzano con molta forza con riferimento al sud, ma mi segnalo a lui, e credo che non gli faccia dispiacere, serve anche al nord e al centro soprattutto, che sta diventando sempre più sud, perché a me sta cosa del sud mi comincia sempre di meno, secondo me esiste in Italia un centro-sud e un nord. Ma dal punto di vista anche molte mappe che ho scorso, continuiamo a chiamare sud versus centro-nord, a me non convince. Io vi inviterei, dal punto di vista qualche analista statistico divertente, può guardare un paper che facemmo con Carlo Trigilia, in cui, facendo finta di non conoscere dove sono i territori, si possono fare dei cluster, secondo me, e in quel cluster vi comunico ufficialmente che la Sardegna usciva dal sud e entrava nel nord e il Lazio entrava nel sud. È un gioco che facemmo con 190 indicatori, Carlo Trigilia ed io, pubblicato sulla Treccani. Lo rifarei con i dati che avete, perché rompiamo questa idea che esista un sud, esiste da altri punti di vista. Comunque, il reclutamento delle risorse umane, che non è solo, lo sa benissimo Provenzano, un tema e questo reclutamento sta avvenendo in queste ore, in questo istante stanno facendo dei bandi e li stanno facendo senza aver deciso le missioni, senza chiarire le competenze, senza individuare di cosa si ha bisogno rispetto alle cose che abbiamo scritto. Non si prendono delle persone in grado di capire cos'è una linea e l'importanza di una linea che si incrocia con dei punti. L'ultima cosa banalissima, lo dico a Peppe Provenzano, perché ho l'impressione che l'unica cosa che non ho sentito ripresa nelle quattro relazioni, metodologico orizzontale, un centro di competenza nazionale sulle città, unico, dove ci sia un gruppo di persone, è stato detto, rilanciando il cibo, come so che ti è stato detto, e che tu stesso hai il ministro, sì, no, lo so, in un altro modo. Però il fatto di avere, perché tanto più lo hai, tanto meno il centro è invasivo. Il centro è invasivo quando è molteplice. Un centro unico, forte, con dei livelli elevati di competenza, è un centro che accetta ed è disposto a capire che è ignorante e che sa fino a un certo punto. Tanti centri passano il loro tempo a competere fra di loro cercando di offrire qualche soldino che raccolgono in Parlamento con qualche cordata parlamentare per avere un soldo di qua e un soldo di là. Allora, la novità che chiedete avviene se c'è un grumo, dovunque sia, non lo so dove sia. Queste sono sei cose che secondo me l'Europa, guardo Sabina De Luca, guardo Vittorio Cogliati, che sono parte del forum che è in questa sala, l'Europa forse ce le potrebbe chiedere, e forse potremmo suggerire all'Europa che ce lo chieda, se no non ci dai soldi per il prossimo ciclo. No, ma io vi ringrazio davvero di questo invito, ringrazio il Dipartimento del Politecnico, ringrazio il Forum di Disuguaglianza e Diversità, ringrazio voi che mi avete riassunto la giornata di ieri e anche i relatori che ho potuto ascoltare oggi, ringrazio Fabrizio Barca per queste parole che io prendo come, diciamo, un incoraggiamento, nel senso che ogni volta che
Si riprende la discussione sul sud in Italia dopo così tanti anni, c'è sempre il rischio del déjà vu, del già sentito, di un film già visto, un certo scetticismo anche giustificato, che deve essere compito non solo mio ma di chi ci crede in questa battaglia provare a smentire. Devo dire che questa occasione mi consente di spiegare perché, come primo atto, diciamo, da quando sono stato nominato al governo, ho deciso di aggiungere all'addizione Ministero per il Sud quella di coesione territoriale che Fabrizio aveva inaugurato al Ministero, proprio nella consapevolezza che accanto alla frattura storica tra nord e sud, che io continuo a ritenere il primo limite da rimuovere per rilanciare lo sviluppo del nostro paese, anche condizioni di benessere, se ne sono aggiunte altre, la mappa dei divari territoriali si è molto complicata. C'è questa grande questione dell'Appennino, questa montagna povera che si spopola, si sgretola anche per il suo abbandono, c'è la distanza tra i centri periferie, le aree marginalizzate, le aree urbane, le aree interne. Ecco, di tutto questo io ve lo dico, l'ha fatto Fabrizio, si parla anche nel Piano Sud, che è un piano per l'Italia non solo per la copertina di Duino, che poi non era la copertina ma era una delle diverse slide che c'erano all'interno, perché all'interno ci sono alcune idee che riguardano proprio il resto del paese, a cominciare da questa politica territoriale su cui ci torno, però prima vorrei fare, mi permetto di fare un inquadramento, lo dico non a questo uditorio che lo sa benissimo, non a questi relatori, ma spesso quando parliamo di alcuni dei temi di cui parliamo, delle mappe del disagio, delle aree marginalizzate, delle aree interne, specialmente poi nella accezione, ne parlo spesso col mio amico Franco Arminio, dei borghi, dei luoghi, eccetera, ci sia l'idea che stiamo conducendo una battaglia, se non di retroguardia, di resistenza, cioè coltivare un piccolo mondo antico. Io credo che così non sia affatto. Credo che la riduzione dei divari territoriali oggi sia non solo giusta, a parte che cominciare a fare le cose giuste, o comunque tornare a fare le cose giuste, usare questo discrimine nelle politiche pubbliche, discutendolo tra ciò che è giusto e sbagliato, forse anche meglio di fare vecchio e nuovo, che nei fatti umani è sempre molto complicato da definire, ma ritengo che sia non solo giusto ma anche utile. Utile soprattutto in questa congiuntura internazionale ad attivare i motori interni dello sviluppo, del benessere, che non possono essere spenti, perché non possiamo permetterci di sprecare un potenziale che è racchiuso in molti dei luoghi di cui stiamo parlando. Le aree interne sono, diciamo, non un luogo per come è complicata l'Italia anche sul piano territoriale, non devo spiegare a voi che me lo spiegate a me invece, non è un luogo marginale, ci vivono ancora oggi più di 10 milioni di persone, vi è racchiuso un patrimonio naturale di biodiversità, la quasi totalità del patrimonio boschivo, un patrimonio culturale, anche di saper fare, un patrimonio produttivo in quelle aree che non può essere disperso, che non può essere abbandonato, che non possiamo consentire che via via si disperda. È anche un tratto di tenuta, di comunità, che è abbastanza decisiva, poi ci torno su questo, alle questioni dello sviluppo. E anche nelle città medie, io adesso capisco, diciamo, va bene, tutte le previsioni, il secolo delle città, tutto quello che volete, ma io sono convinto che l'Italia, questa transizione non solo sarà lunga come tutte le transizioni, ma l'Italia è ancora oggi, e lo è oggi, un paese ancora di province, e su questo noi dobbiamo fare molto molto i conti. E diciamo, l'agglomerazione va studiata, va capita, va anche assecondata quando diciamo questo significa maggiore equilibrio, a mio avviso per dire significa non concentrare lo sviluppo su una sola città, ma non è la responsabilità di una sola città, che è quella in cui siamo, che a me ogni volta che vengo mi restituisce giornate meravigliose facendomi sentire in colpa per aver utilizzato questo verbo, ma è la responsabilità della politica nazionale, delle politiche di coesione, fare questo mestiere, rendere, diciamo, una rete di città che svolga questa funzione.
C'è un'altra grande questione per la quale secondo me non stiamo facendo una battaglia di resistenza, mettiamola così, che è quella dell'assunzione dell'orizzonte strategico dello sviluppo sostenibile, compiuta anche dal governo italiano, tutta da scrivere, tutta da precisare, tutta da definire insieme alla Commissione europea. Nei lavori di questi due giorni c'è stata, di questo vi ringrazio particolarmente, questa attenzione congiunta alla giustizia ambientale e alla giustizia sociale, che vanno tenute insieme, altrimenti la transizione ecologica, come diceva quello, diventa giardinaggio. Ma c'è anche un altro tema, che è quello che la Commissione europea ha capito nel paper sul Green Deal, che tutto questo ha una profondissima dimensione territoriale, che la dimensione territoriale di questo processo è persino prioritaria, perché poi giustizia sociale, giustizia ambientale, quindi disuguaglianze sociali, divari sociali e divari anche ambientali, conseguenze ambientali di un modello di sviluppo insostenibile, si concentrano, si sommano, si accentuano nei luoghi. E noi, per il raggiungimento dei famosi 17 obiettivi e 165, non mi ricordo, target dell'agenda ONU 2030, abbiamo bisogno di coinvolgere e di puntare anche su alcuni dei luoghi di cui abbiamo parlato oggi, non solo per contrastare gli effetti di un modello di sviluppo che invece ci allontana da questo, ci allontana per le conseguenze sul mutamento climatico e l'inquinamento di cui avete parlato, che hanno il loro rovescio invece nel dissesto idrogeologico dovuto non a fatti naturali ma all'abbandono, che non è una cosa innaturale ma è frutto, non è una cosa naturale ma è frutto di dinamiche politiche precise. So che ieri avete parlato molto della casa, dell'abitare. Ecco, io per esempio mi chiedo, lo chiedo perché non l'ho letto, diciamo, a una comunità scientifica, se ci sono state analisi che ci raccontano quanto la rendita immobiliare, o meglio la dinamica divaricante, divergente della rendita immobiliare, abbia pesato nell'averci restituito il paese più diseguale d'Europa, cioè quanto pesa il divario della rendita immobiliare all'interno della disuguaglianza sociale. No, lo chiedo perché non ne ho lette, magari ci sono e mi farebbe piacere leggerle. La difficoltà di accesso ai diritti di cittadinanza, che non riguarda soltanto i luoghi privi di servizi, ma riguarda anche i luoghi in cui è più difficile per la congestione gestirli, oltre ai rischi in termini di conflitto sociale e democratico che spesso si realizzano. C'è infine una altra questione più generale, secondo me, che ci dice che questa è una battaglia che va condotta adesso e va condotta con determinazione. Cioè che, vabbè, lo avete detto voi, me l'avete spiegato, io l'ho studiato da alcuni di voi, che i processi di marginalizzazione non sono frutto del caso, ma sono il frutto di precise scelte politiche compiute in alcuni anni. Il Forum di Disuguaglianza e Diversità, da questo punto di vista, ci ha dato a tutti un bigino, che noi possiamo, per ogni cosa che non ci piace nel mondo e ci fa incazzare, possiamo andare a vedere come è accaduta. Ma questa indifferenza, questa cecità ai luoghi, questa indifferenza ai luoghi non è altro che l'altra faccia della medaglia di una lunga indifferenza alle disuguaglianze. Però io credo che diciamo, politiche come quelle di riequilibrio, politiche come quelle di redistribuzione, toccano interessi, forse in campo, così come quelle, non so, per orientare l'innovazione ed evitare che diventi un moltiplicatore straordinario di disuguaglianze sociali e territoriali, come purtroppo in qualche caso è diventato. Beh, tutto questo abbia bisogno di una spinta sociale molto, molto forte. Cioè, in questo sono convinto da uno che è molto, diciamo, passa per uno molto convinto dell'importanza dell'intervento pubblico nell'economia, anche del ruolo dello Stato nel governo di questi fenomeni. Sono convinto che questo non basti senza, non so se chiamarla innovazione sociale a questo punto, se no ti faccio ridere, ma insomma, poi quando la definite mi dite cos'è e io torno a usarla, però, ma senza quel protagonismo sociale della cittadinanza attiva, che
Da questo punto di vista rende le aree marginalizzate molto interessanti, perché nelle aree del margine, come mi ricorda qualcuno, Carmine Donzelli, altri amici, ci sono appunto tutti quei processi a cui accennava Fabrizio, che riguardano non solo città come Milano e Bologna, riguardano periferie di città medie come Crotone, riguardano Brindisi, riguardano i quartieri di Roma, in cui cittadinanza attiva riconquista spazi e piazze dello spaccio. Cioè, ci sono tanti fenomeni che nel nostro paese sono interessanti, così come nelle sue aree interne. Del piano sud parlerò solo delle cose che di fatto sono emerse anche qui nella nostra discussione, cioè con riferimento a quella che io ho chiamato una nuova politica territoriale, che parte dal rilancio della SNAI. Qui è sempre complicato, ogni volta che parlo del rilancio con la SNAI io sto sempre attento, perché c'è chi l'ha inventata la SNAI, allora non devo fare l'errore di dire qualcosa che non va. E anche in questo slogan lo uso, diciamo, lo spiego anche io dico spesso che la SNAI ha bisogno di passare dalla fase della sperimentazione alla fase proprio di una vera e propria politica, ma proprio per le ragioni che diceva Fabrizio, cioè la SNAI ha funzionato e è andata meglio dove già l'azione pubblica ordinaria andava un po' meglio e dove era più aperta, in grado di raccogliere quelle innovazioni e quelle sperimentazioni che nella strategia erano previste. Laddove invece questo non era possibile, perché più refrattaria, più in difficoltà l'azione pubblica, la strategia si è fermata. E allora abbiamo bisogno di potenziarla, rafforzarla. Nella legge di bilancio ho quasi raddoppiato le risorse per la SNAI, ma serve proprio anche a questo, a richiamare, siccome diciamo, l'attenzione poi della politica va spesso dove sono i soldi, questo io lo dico diciamo nei termini molto più chiari, poi non se ne è parlato, anche questo è molto utile. Allora che cosa preserviamo dell'impianto della strategia? Preserviamo quasi tutto, a cominciare dall'istruttoria pubblica partecipata nella perimetrazione delle aree, dal metodo appunto partecipativo nell'analisi dei fabbisogni, nel mettere insieme i comuni e il partenariato economico e sociale, la cittadinanza, per avere delle strategie integrate e della quella precondizione di forme di associazionismo che in alcuni casi, senza guerre di campanile, cosa che in Italia era difficile da immaginare, sono addirittura arrivate a vere e proprie fusioni. Nell'Appennino reggiano hai avuto 4 comuni che stavano nella SNAI che si sono fusi proprio perché avevano intrapreso quel percorso e non si sono fatti la guerra l'uno con l'altro, cosa peraltro non scontata. Cosa c'è da rafforzare e migliorare? Beh, c'è da rafforzare, su questo voglio provare a essere molto chiaro, cioè da migliorare i passaggi dove dobbiamo produrre meno carte, ma dobbiamo essere molto più rapidi, dal momento dell'analisi del fabbisogno alla sottoscrizione di un vero e proprio accordo di programma, che poi è quello che consente agli amministratori, così preservando quel metodo che è decisivo e fondamentale per le ragioni che mi spiegate voi. Però questo bisogna provare a farlo, e dobbiamo migliorare e rafforzare la governance, a cominciare dal comitato tecnico per le aree interne, che deve avere una natura interministeriale come è stata immaginata. Questo significa che ogni ministero deve tornare ad avere delle persone che noi sappiamo si occupano di aree interne, che possono essere un riferimento costante sulla vicenda delle aree interne, e che deve avere anche la capacità di coinvolgere i diversi livelli di governo, soprattutto laddove, diciamo, nell'esperienza che abbiamo avuto, i livelli di governo non sempre hanno funzionato. C'è da interrogarsi, facendo un'analisi diversificata di cosa è accaduto sul ruolo delle regioni. Questo vale per tutto in Italia, ma in particolare vale per la strategia nazionale delle aree interne, che dove le regioni avevano un ruolo molto importante, ma in alcuni casi ha funzionato, in altri è stato un vero e proprio freno. Un'altra cosa su cui rafforziamo è la discussione in corso sulla riserva per la strategia nazionale per le aree interne all'interno della nuova programmazione 2021-2027 dei fondi europei, ma poi è il richiamo dell'azione pubblica ordinaria, che deve su questo, diciamo, fare uno sforzo in più di regolamentazione,
di impegno su alcune vicende decisive, penso alla salute. Noi con il ministro Speranza abbiamo inaugurato e inserito nel Piano Sud un'azione che mira al miglioramento, al ammodernamento della dotazione degli strumenti all'interno dei presidi sanitari, ospedalieri, per esempio nelle aree interne. Ma ecco, questo per esempio è una delle cose che consente nella in sanità di avere delle deroghe al criterio, diciamo, della popolazione che poi governa le scelte, non so se chiudere o meno un punto nascita, eccetera. Su questo forse avremo bisogno di fare delle sperimentazioni in più, cioè l'altro giorno da me sono venute le sardine e mi hanno proposto, ma non hanno parlato di questo, era più una proposta provocatoria, abbiamo parlato di molte altre cose, comprese quelle di cui parliamo oggi, per esempio l'Erasmus interno tra nord e sud. Beh, per esempio una cosa che si potrebbe fare, non dico l'Erasmus tra i giovani, per esempio si potrebbero fare girare i medici, i medici che i docenti universitari, i professori. Ci arrivo anche i professori universitari, che perché c'è un grande tema delle università, del ruolo delle università nelle aree interne su cui bisogna agire. Ma per esempio nei punti nascita, se tu fai operare in un punto nascita un medico che ha operato per tanti anni laddove i numeri sono diversi e garantiscono, diciamo, ampiamente, superano ampiamente la media e gli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo è già qualcosa che garantisce ancora di più. È chiaro che però c'è bisogno di un contesto di politica ordinaria complessiva, questo significa per esempio dare attuazione alla legge sui piccoli comuni che si concentrano molto spesso nelle aree interne, significa per esempio includere in questo percorso che si avvierà, vediamo come, di autonomia differenziata, l'elemento della perequazione che non è solo tra nord e sud, ma è anche e soprattutto una perequazione interna anche alle regioni e che va presidiata a livello infrastrutturale, sapendo che le infrastrutture, come ci siamo detti più volte, non sono solo quelle materiali, sono anche quelle sociali. Significa ad esempio favorire nuovi interventi. Noi abbiamo affiancato la strategia nazionale delle aree interne con un fondo di 90 milioni che stiamo discutendo con i comuni come è meglio ripartirlo, con i comuni che aderiscono alla strategia nazionale delle aree interne, non è per le aree interne generalizzato, che mira, accanto, diciamo, all'attenzione per la garanzia dei diritti essenziali dei cittadini, a provare a preservare percorsi produttivi, aree produttive in quei luoghi in cui molto spesso un esercizio commerciale o un'attività economica diventa anche un presidio sociale. Stiamo facendo un progetto con il Dipartimento Editoria sulle edicole, che vi sembrerà niente, e che invece sono, diciamo, cose fondamentali in un comune, una città interna. Significa per esempio l'accesso alla lettura in molti casi in termini cartacea. Con il Ministero dei Beni Culturali, questo l'abbiamo scritto, abbiamo lavorato molto su questo tema, anche della mobilità lenta, che per esempio significa non solo i cammini, significa anche riprendere antiche tratte ferroviarie in disuso. Devo dire però che, diciamo, come sempre lo dico, diciamo, sente. Venendo da un posto, diciamo, in cui mi sono mosso con estrema lentezza e difficoltà, tutte le volte che sento l'elogio della lentezza io sono d'accordissimo, ma so anche che questo elogio della lentezza lo devo raccontare, non dico a quelli del mio paese, ma a quelli della Val Seriana, che per arrivare a Bergamo, lo so per esperienza personale, che penso la mia famiglia sta da quelle parti, ci mettono 2 ore e mezza. E allora noi l'elogio della lentezza, del turismo sostenibile, esperienziale, tutto quello che vogliamo, lo dobbiamo sempre coniugare con il diritto alla mobilità, all'accessibilità dei luoghi, che è il vero strumento per spezzare l'isolamento. Questo lo dico anche con rispetto all'innovazione, rispetto alla banda ultralarga, e qui vengo su un punto che è decisivo, che ha toccato Fabrizio, cioè che è un punto fondamentale.
Allora, con la banda ultralarga non è che nessuno è originale, nessuno si inventa niente, tutti proviamo a capire, diciamo, che cosa c'è di buono nelle cose passate. Beh, il programma sulla banda ultralarga prevedeva proprio la copertura delle aree bianche, che dovevano essere proprio quelle aree, comprese le aree interne, in cui era più difficile arrivare. Perché abbiamo accumulato tutti questi ritardi? C'è un'unica ragione. Ed è che abbiamo fatto, guardate, io lo dico in pubblico, l'ho detto al comitato per la banda ultralarga, perché abbiamo fatto una gara al massimo ribasso che ha consentito a un operatore di affermarsi nel mercato. Va tutto, non mi scandalizza niente, mi va tutto bene, perché la politica si fa anche così e le scelte di politica industriale. Però quella gara al massimo ribasso ha delle penali che sono inferiori rispetto al costo di cui avrebbe bisogno quell'azienda per assumere le persone, per fare gli investimenti e per coprire laddove il mercato non lo richiede da sé. Ecco, questo significa una cosa che dobbiamo apprendere, perché ne dobbiamo fare un altro nella prossima programmazione, e allora dobbiamo sapere che quel modello non può funzionare più, che accanto a questo dobbiamo occuparci dei voucher, perché qui c'è un punto decisivo sulle infrastrutture e sugli investimenti infrastrutturali. Io che vengo ogni volta che vado a guardare il mio paesino in mezzo alla Sicilia, è sempre, diciamo, il punto più rosso, il punto più blu a seconda della scala dei colori che vi trovate. Però figuratevi quanto sono sensibile io alla costruzione di nuove reti, eccetera. E sono sensibile non solo per il posto da dove vengo, ma anche perché vivo in un paese che, come ci racconta Legambiente nel rapporto Pendolari, ha una rete metropolitana che è complessivamente inferiore a quella di Madrid. Cioè tutta l'Italia ha meno chilometri di rete metropolitana rispetto alla città di Madrid. Quindi nuove reti va bene, però poi il vero grande tema è avere un'attenzione al servizio, che molto spesso ci dimentichiamo. Da questo punto di vista vorrei dare una notizia, che la discussione che avete fatto voi sull'alta velocità, che è stata, diciamo, l'ultima grande momento di pianificazione strategica nel nostro paese, che ha avuto anche adesso, diciamo, in questi ultimi giorni, ovviamente sappiamo, è molto difficile parlarne di fronte al dramma che si è verificato e che è costato la vita dei due lavoratori su quella rete, di un terzo forse, diciamo, che se l'è rovinata da sé, ma devo dire che questo non ha diviso il paese, ma noi la scelta tra anche rispetto agli errori che si sono compiuti, per esempio immaginare un'alta capacità dove nessuno poteva pensare che nel nord l'alta capacità non ci può andare, perché materialmente non c'è lo spazio per infilarci un treno di alta capacità, perché c'è un traffico passeggeri troppo intenso. Al sud la scelta l'abbiamo compiuta, la scelta verso quello che diceva esattamente lei, l'alta velocità di rete. Nella tratta da Salerno a Reggio Calabria questo significa che non immaginiamo di bucare la montagna, il Cilento e aspettare che quest'opera arrivi fra 20 anni ai cittadini, ma facciamo un'opera di velocizzazione nei prossimi anni che rientra nel contratto di programma con RFI, che costa molto meno, 2,5 miliardi di risorse aggiuntive, che consentirà di fare esattamente la distanza tra Reggio Calabria e Roma con fermate intermedie, nello stesso tempo, visto che come chilometri sono più o meno simili, a quella tra Roma e Torino. E questo significa, diciamo, guardare al servizio per i cittadini. Potrei continuare su tante questioni, non so, il tema dell'ultimo miglio che è pure venuto fuori, per esempio. Il sud, Fabrizio lo sa perché ci ha passato tanto tempo questa roba qua, ogni tanto si innamora di alcune cose, adesso sono tutti innamorati delle ZES, sono talmente innamorati al sud che si sono innamorati pure quelli del nord. Io racconto sempre che Deng Xiaoping, quando lanciò il nuovo corso dell'economia cinese, lo lanciò con uno strumento che furono 7 ZES. Noi ne abbiamo già 8 nel mezzogiorno, altre 10 che me ne chiedono al sud e 15 che me ne stanno chiedendo al nord. Questa è l'Italia. Però lì, per esempio, la zona economica speciale ha bisogno delle infrastrutture di ultimo miglio e dei collegamenti di ultimo miglio. Vabbè, sto facendo lunga e me ne devo andare, ma no, devo dire che tutta
l'ha avuta vinta Paola Casavola, che mi ha convinto di quanto è importante, è stato importante il PON metro, al punto che diciamo una delle cose da cui partiamo è il fatto che non solo va potenziato nella nuova programmazione, ma alcune delle politiche del PON metro si possono anticipare nell'opera di riprogrammazione che stiamo facendo di risorse nazionali sulla coesione già oggi, che arriverà con una delibera del CIPE a marzo, quindi noi dobbiamo potenziare e rafforzarlo, inserire una linea forse rispetto al passato, che è quel potenziamento, diciamo, dell'aspetto dello sviluppo sostenibile, ambientale, della rigenerazione urbana volta all'efficienza energetica. Questo forse è, diciamo, qualcosa nella programmazione da stressare maggiormente rispetto a come adesso. Su questo abbiamo immaginato alcuni programmi di efficientamento energetico sia dell'edilizia pubblica che dell'edilizia privata, e dell'edilizia privata proprio facendo quello che mi ha chiesto il Forum di Disuguaglianza e Diversità, cioè occuparsi di quelle fasce di popolazione che non potrebbero permetterselo, cioè anche questo significa fare la transizione ecologica giusta e farla in maniera equa. E l'altra discussione che stiamo facendo sulla prossima programmazione è provare a estendere una linea di azione del PON metro, che deve rimanere, diciamo, ancorato alle città metropolitane, anche alle città medie, ma diciamo a tutte le città medie, questo ovviamente no, cioè alle città medie, individuando, utilizzando per esempio le mappe, la mappatura, come dicevi tu, come un criterio di perimetrazione di alcuni luoghi in cui si può intervenire, ma anche immaginando dei criteri di accesso. Uno, io lì nel piano ho scritto che un criterio di accesso poteva essere l'innovazione sociale, adesso poi quando vi mettete d'accordo mi dite com'è e allora ci lavoriamo insieme. Però anche in questo caso, mai come in questo caso, ha ragione Barca dicendo, cioè, qui la precondizione è il tema dell'azione pubblica ordinaria e del fatto che questo paese ha bisogno, visto che ce lo chiede la Commissione, di dotarsi di un'agenda urbana che oggi non ha. Io ho scritto ai miei colleghi per riunire il CIPU per vedere se quello è un luogo che può farlo, ma non mi riferisco solo, diciamo, alla dimensione spaziale, ma anche alla dimensione settoriale di alcune scelte che dobbiamo compiere. Cioè, noi in Parlamento giace in Commissione Ambiente una legge sul consumo di suolo che introduce principi molto importanti sul riutilizzo, sul riuso, che avrebbe bisogno di essere approvata e attuata proprio per dare strumenti, regole al processo che noi dobbiamo compiere. Tutte queste cose si fanno con un'amministrazione che sia anch'essa prossima ai luoghi. La rigenerazione urbana di cui parliamo è una rigenerazione che può avere luogo se ci sarà una rigenerazione amministrativa. Su questo ci abbiamo lavorato molto nel piano, abbiamo provato a immaginare un metodo che abbiamo chiamato metodo cooperativo di attuazione rafforzata, che prova a, secondo le formule che spesso si usano negli atti di indirizzo politico, che però sono degli atti, cioè io vorrei dire, siccome tutti dicono vabbè, ma qual è la legge? Ma non è che si governa solo con le leggi, anzi forse uno dei problemi del nostro paese è che ogni volta che devi occuparti di una questione fai un decreto su quel tema. L'atto di indirizzo politico per me non è chiacchiere, per me è un atto, e pretendo dalla mia amministrazione che si regoli e aderisca ai principi e che li attui. No, questo per dire che in questo proviamo a superare questa contrapposizione troppo spesso che è diventata un po' ideologica tra centralismo e localismo, nel senso che il centro deve rafforzare il suo presidio in termini di indirizzo strategico, ma poi per mancanza di informazioni deve porsi al servizio anche della conoscenza, della competenza, delle informazioni che derivano dai luoghi, attivare i centri di competenza nazionale che pure esistono per mettersi a servizio dei luoghi in un'opera che è di accompagnamento della realizzazione degli investimenti, dalla fase di progettazione sulla quale stiamo provando a investire molto fino alla realizzazione, favorire la formazione di
centrali di committenza uniche o di stazioni appaltanti unificate che possono svolgere meglio quel lavoro di cui abbiamo bisogno di partecipazione poi alla scrittura di bandi, eccetera. Questo significa anche poi migliorare il monitoraggio, la valutazione delle politiche messe in campo, che è, diciamo, la vera garanzia di processi di legalità anche nell'azione, e farlo a parte l'affiancamento con un programma di rafforzamento delle amministrazioni che parta non dalle piante organiche ma da un'analisi dei fabbisogni di reclutamento. Questo c'è scritto, Fabrizio, io ci tengo molto che sia chiaro, anche delle nuove competenze di cui ha bisogno l'amministrazione, che spesso, diciamo, oggi non ci sono, ma non sono nemmeno previste, competenze non solo tecnico-progettuali, ma competenze manageriali, organizzative all'interno dell'amministrazione, che sono, che servono e servono tantissimo. Anche, lo dico se guardo soprattutto al sud, per superare un sistema, in particolare sulle politiche di coesione, le politiche aggiuntive, di assistenze tecniche che io non demonizzo in toto, ma che in molti casi ha messo in piedi un meccanismo di intermediazione impropria, opaca, in cui avvengono meccanismi di reclutamento non soggetti al controllo pubblico e di nessuno, che aggirano un'amministrazione che per troppi anni ha sbarrato le sue porte d'accesso, ma lo fanno in una maniera, a mio avviso, spesso sbagliata, improvvisata, e soprattutto che non restituisce nulla all'amministrazione pubblica, e questo è qualcosa che va superato. Tutto il tema del partenariato, parola da riprendere, qui noi abbiamo citato il codice europeo sul partenariato che dice delle cose impegnative. Aiutatemi in particolare sulla scrittura del nuovo accordo di partenariato a capire meglio come lo possiamo far funzionare. Io vedo un limite oggi, cioè accanto al partenariato, cioè aiutatemi voi del partenariato e della cittadinanza attiva, della comunità degli esperti, degli attori economici e sociali a capire come farlo funzionare. Io il grosso limite che vedo è questo, che dal momento del confronto politico partenariale, anche da parte di uno che crede che la disintermediazione sia la morte della politica e della democrazia, che vuole tornare a intermediare il più possibile, confrontarsi con i corpi intermedi, eccetera, però da questo passaggio del momento politico partenariale anche alto, anche utile, al partenariato, lo chiamo così, tecnico, che spesso diventa un po', lasciatemelo dire senza offesa per nessuno, un po' rituale a volte, perché manca della capacità di individuare quelle priorità che sono fondamentali. Ecco, far dialogare questi due momenti è una delle cose che io avverto, ma ce ne sono anche altre, per esempio come coinvolgere meglio la comunità degli studiosi e della cittadinanza attiva. Su questo chiudo dicendo che io vi ringrazio davvero per questa giornata, perché voi, lo dico con le tue parole, siete stati quelli che, per come vedo io le cose, hanno provato a saltare il fossato prima che la politica costruisca i ponti, tra i luoghi di eccellenza delle competenze e quello che c'è intorno. E l'eccellenza lo dico perché vengo da una cosiddetta scuola d'eccellenza, mi sono formato lì, l'ho detto l'altro giorno allora agli ex allievi, deve uscire dall'acquario, perché l'acquario non esiste, non ci sono pareti, c'è il mare aperto, ed è, questo vale per ciascuno di noi. Però questa vicenda dei divari territoriali non è appunto frutto di un destino inevitabile, ce lo siamo detti e ci ritorno, è frutto di scelte politiche, non è frutto del caso, del mercato, che è il grande eufemismo con cui non vogliamo chiamare il capitalismo e la sua evoluzione in questo momento, ma è il frutto appunto di dinamiche che hanno bisogno della politica. E noi abbiamo avuto Machiavelli, che nel capitolo decisivo del Principe, che è il 25esimo, a un certo punto dice una parola, non usa la parola margine, usa però la parola argine. Dice: la politica è la politica dell'argine, che deve proprio
provare a lui parla della fortuna, interessata alla fortuna, la descrive come un fiume in piena che può inondare e andare da tutte le parti. Ecco, la politica è ciò che deve prevenire l'effetti negativi e perversi sugli uomini di questo caso, di questa fortuna. Noi sappiamo che il caso non è, ma che abbiamo bisogno oggi di alzare questi argini. Gli argini non sono solo gli investimenti, non sono solo le politiche pubbliche, il principale argine è il coinvolgimento della cittadinanza attiva, perché l'ho detto alla fine, anche nei luoghi che non contano le persone vogliono e devono contare, e il nostro compito è metterle nelle condizioni di poterlo fare.